Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi un brevissimo video sui sub, sugli orologi subacquei che indosso quotidianamente. Naturalmente, sono gli orologi che utilizzo in, in rotazione in questa collezione, questa piccola collezione che vi faccio vedere. Oggi non ci sono pezzi che non si trovano in commercio, non c'è nessun vintage e non ci sono neanche doppioni, nel senso che se ho un orologio che ce l'ho in due versioni ve ne faccio vedere soltanto una per ragioni, insomma, di... Eh, per essere più sintetico. Iniziamo subito dall'orologio meno costoso e poi andiamo su verso l'orologio più costoso allora l'orologio più meno costoso che ho è il Vostok Amphibia che sarebbe praticamente questo qua lo conoscete lo conoscete tutti questo è un orologio che indosso molto che indosso molto spesso arriva con un, un bracciale in metallo che per me è impossibile da utilizzare per cui ci ho comprato questo Aftermarket in, in gomma ed è un orologio comodissimo, appunto. A me lo sapete, piace, piace moltissimo. Se volete vedere la recensione, la trovate anche sull'altro sull canale. È uno degli, dei primi orologio, orologi che ho, che ho comprato. È un orologio che ha una bella storia. Oltretutto, è un orologio russo, è un orologio particolare che ha un prezzo. Accessibile perché credo che si possa acquistare con una cifra intorno ai 100 euro. Ora non so se sono 80 o se sono 120 euro, comunque ve l'andate a vedere. È un orologio che io ho da tantissimi anni, funziona senza nessun tipo di problema ed è un orologio molto bello secondo me. Il secondo orologio che vi presento è il Seiko Tartle. Questo orologio l'ho presentato tantissime volte, insomma basta digitare Stefano Cecchini Seiko Turtle lo potete, lo potete vedere, insomma questa è una versione particolare che io ho scelto e che io utilizzo di più d'estate naturalmente perché è più colorata. Ne ho anche altre versioni però insomma di solitamente le utilizzo più in, in inverno. Ecco questa è... Una, una particolare edizione che è la Save the Ocean, peraltro credo che sia una versione che ha avuto anche tanto successo perché se ne trova veramente tanti, ancora è in, in vendita, lo si può trovare appunto proprio in questa, in questa versione qui e per quello che so io Seiko continua a proporre, continua a mettere in vendita i modelli che hanno un mercato, non li fa uscire di mercato ma continua la produzione. In questo caso qui, questo orologio è uscito circa, vado insomma un po' a memoria, tre anni fa e ancora lo si può, lo si può trovare, naturalmente c'è anche diverse... <coughs> ci sono diverse versioni anche del Save the Ocean, eh? ce n'è una dopo. Però io credo che questa qui sia quella forse che ha incontrato di più e è quella che con questo, con questo quadrante, vedete che è degradé nel senso che parte dalla parte a ore 12 più chiaro e poi dopo va verso il e poi dopo va verso la, la profondità appunto nella a ore 6 quindi c'è anche questa particolarità qui il quadrante è veramente qualcosa di, di spettacolare la cassa si trova anche con una cassa nera e per quanto riguarda il tartal la cosa che mi piace di più in generale è questa forma, cioè la forma del, del tartol, vedete che è proprio la forma a tartaruga no? che, potete, che potete vedere, secondo me, è qualcosa di eh, qualcosa veramente di carismatico, qualcosa veramente di iconico. E io credo che questo sia l'orologio con più personalità che io possiedo. Quindi a questa cifra qui, secondo me, questo è uno degli orologi più famosi che si possono trovare sul mercato. Sicuramente perché è un orologio che ha avuto tantissimo successo. Sia il suo genitore, ha avuto il primo Tartle, ha avuto un grandissimo successo, poi dopo il 6309, 6306, 6309. Ce l'ho anche da farvi vedere. Ma insomma, oggi non è il video per farvi vedere la, la storia, diciamo così, di questo di questo orologio però è soltanto per dirvi che effettivamente è un un disegno particolare ecco che sicuramente o per, per conto mio è quello più, più bello quello più emblematico quello più, più con più personalità di tutti gli orologi di tutti gli orologi che ho andando salendo sempre di più come eh, come prezzo Arriviamo al nostro squale, eccolo conoscete, lo conoscete tutti, questo squale peraltro, se non volete vedere la recensione mia, andate a vedere quella di Paul del canale Consigli per gli acquisti che ha recensito proprio questo questo, non lo stesso modello, proprio questo orologio perché glielo manda io e quindi è stato recensito proprio proprio questo qua. Ora questa è una cassa particolare che non è legata in particolar modo a squale, cioè questa è la cassa 1521, ma questa è una cassa che è legata a tantissimi orologi, cioè la usava Doxa, la, la, la usava Blan Pan, la usava Tagoyer, la usavano in tantissimi perché fondamentalmente squale era un produttore di casse. <ride> e oggi, naturalmente, ha ripreso questa, questa cassa. E, e insomma è ripartito, lo conoscete tutti. A me Squale piace, piace molto, questo è un, sicuramente ecco, una versione che utilizzo molto d'estate, ecco anche questa perché è così cangiante, insomma io la vedo si abbina molto ecco, all'estate, devo dire che è un orologio sicuramente che è bello anche da portare d'inverno perché è un orologio che è talmente colorato che insomma che d'inverno ti richiama un po' ecco, quelli che sono i colori estivi quindi è qualcosa che salta all'occhio, devo, devo dire, la casa secondo me è bellissima, è fatta, è fatta in modo veramente impeccabile. L'orologio a me lo sapete piace, piace. tantissimo, insomma, è un orologio che indosso. Tutti questi orologi che vi faccio vedere sono tutti da me indossati quotidianamente, cioè, nel senso che utilizzo tre giorni uno, due giorni quell'altro, le cambio, le cambio così. E come insomma come mi capita però tutti questi qui vengono vengono utilizzati sempre quindi questo se è il, lo squale sempre con cinturino in gomma io li utilizzo sempre con cinturino in gomma così naturalmente rimangano più rimangono più leggeri <ride> dopodiché saliamo di eh, prezzo e arriviamo al turbi lowless che peraltro è la mia ultima acquisizione ora io l'ho messo anche, farò un video poi a parte perché l'ho messo con questo cinturino Sicalt che voglio utilizzare che sto utilizzando, insomma, anche per darvi quelle che sono le mie le mie impressioni di questo cinturino che viene molto decantato dai dagli youtuber, dagli youtuber imprenditori e eh, insomma e quindi insomma volevo dirvi anche la mia, ne ho comprato uno, non costa poco, ma presto, insomma, vi dirò come potete vedere, questo particolare turbi Lowless ha questo quadrante verde cangiante, verde però è un, un colore, un quadrante abbastanza, abbastanza scuro solitamente. Ed è un orologio che appunto conoscono pochi e come dice per Paolo Cassoni per palati fini perché al suo interno c'ha un, un movimento ETA top, quindi di livello superiore a tutti questi qua che eh, a tutti gli orologi insomma che io, che io possiedo. E, e insomma, questo è l'orologio. Andate poi a vedere anche lì la recensione. E questo è 500 metri. Guardate il fondello guardate il fondello con me, è un orologio tedesco e appunto anche questo è un orologio particolare che io utilizzo è un orologio appunto che non conoscono molti quindi a me piace portarlo anche per quello perché è una marca che non conosce nessuno quindi stanno lì, lo guardano perché è un, un orologio abbastanza appariscente con questa ghiera in ceramica quindi che, riflette tutti questi, che ha tutti questi riflessi quindi è un orologio che si fa notare però la gente non ci capisce nulla e quindi insomma quella è una, un particolare insomma che a me piace quello che eh, è il più costoso e anche forse quello più il sub anche più diciamo così elegantino è il Tagoyer Aquaresere ora questo qua in particolar modo io non so se riuscite a comprarlo perché se lo trovate ancora in, in vendita se lo comprate compratelo da un concessionario ufficiale perché di questo qui c'è pieno di falsi sono tantissimi falsi che sono stati messi in, in produzione sono falsi fatti insomma assemblati dalla, da pezzi cinesi insomma che potrebbero essere anche originali diciamo così perché poi le fabbriche ormai lo sapete che sono tutte sono tutte in cina però quando andate poi a mettere la, il codice il seriale nel sito vi dice che appunto non corrisponde all'orologio insomma comprate orologi che siano che siano orologi insomma che, che sono veramente di Tago sono usciti dalla fabbrica di Toglier assemblati da Tagoger non assemblati magari da qualcun altro e e Quindi, insomma, l'orologio lo conoscete. Questo è un orologio che è anche più a parte che a me interessa poco, comunque è un orologio che è anche più snello rispetto rispetto agli altri. Ora, naturalmente, questo il, il è il turbi anche 500 metri. Questo qua è 300 metri. Anche il Tagon, l'ho messo su con un bracciale, con un cinturino in gomma. Appunto, sono tutti, sono tutti in gomma e sono insomma il, a me piace questo il tagoyer l'acquarese è un orologio sicuramente più famoso anche quello iconico non è iconico come il cioè ha un disegno particolare no non è secondo me non arriva all'iconicità all del, del, del tartle non si discosta diciamo così tanto dal rolex submariner o dal o dal Blancpain 50 Fatons eh? così come fa il Seiko Tartle che mi pare abbia insomma, un design sicuramente ancora più proprio ancora più particolare però ecco comunque è un orologio che ha una sua personalità secondo me cioè fatto così in questa forma ottagonale è sicuramente un orologio che poi sapete io sono sicuramente legato a Tagoyer quindi Insomma da, da bambino, per cui sicuramente questo è un orologio che a me eh, piace in maniera eh, particolare. Non ha il livello di certificazione, cioè la certificazione non ce l'ha nessuno dei due, però non ha il livello di eh, performance del, del Turbi, quindi qua abbiamo lo stesso movimento che però ha delle caratteristiche superiori al, al Tagoyer. Oggi Tag Heuer, se volete comprare l'ultimo modello, è molto costoso perché costa circa 2.500 euro, che sono tanta roba, sono tanti soldi, questo naturalmente veniva meno, e insomma io ho comprato uno degli ultimi, credo, che, insomma, degli ultimi originali perché l'ho comprato da un, da un concessionario ufficiale, e, e quindi insomma io sono, sono contento ecco, di, questo, di questo orologio, sono contento del Tag perché comunque è un orologio a cui sono, sono molto affezionato, però io li utilizzo, li utilizzo tutti. Come potete vedere li utilizzo con cinturino in gomma e il consiglio che vi do, poi naturalmente ci farò un video a parte, è quello di non fissarvi troppo con le dimensioni, se parliamo di sub, cioè scegliete quella che vi piace di più, non state a vedere lo spessore state a vedere il diametro troppo prendete quello che vi piace perché appunto sono orologi che devono dare un impatto sono orologi insomma che devono essere vestiti sportivamente non con la giacca e con la cravatta ecco quello questo è quello che credo io sono orologi per tutto il giorno insomma anche avere uno spessore un pochino più ehm, insomma un po più spesso non è che crei poi tutti questi problemi come la gente vedo nei forum e si spacca il, il cervello a vedere quanto è lo spessore di, uno, di, di, di un sub cioè mh, ha poco senso su un sub secondo me e ha senso invece per quanto riguarda insomma un orologio elegante ma quella è tutta un'altra storia come sempre se vi è piaciuto questo video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti